Grazie a Bruno Cuomo per questa bellissima interpretazione. Grazie. Bacio. Lo so, il bacio di Valeria. Allora, magnifico modo per far sfilare le due coppie finaliste. Ve le ricordiamo, coppia numero 3, famiglia Storelli, coppia numero 10, famiglia Bassi. Allora, ultima prova. Il momento della ultima prova. Esatto, abbiamo intervistato le due figlie, all'insaputa delle mamme, che hanno rilasciato, come fosse un'intervista, una tenera lettera per la prova che viene intitolata Cara mamma, le parole che non ti ho detto. Cominciamo con la coppia numero 3, la famiglia Storelli. Ritroviamo un momento intimo, diciamo così, è il momento della lettera scritta dalla piccola della famiglia Bassi, la coppia numero 10. Prego. Mamma, ascolta. Poco più di 2 anni fa tu e papà vi siete lasciati e per me che eravate un punto fermo il dolore è stato grande. Mamma, ascolta, perché è da lì che ho cominciato a trattarti male, come se volessi far pagare a te la distanza che si era creata tra me e papà. Mamma, ascolta, quando poi sei stata molto male e dopo l'operazione ero lì accanto a te, vicino a quel letto, ti vedevo così indifesa, sembravi una bambina. E a volte mi sembrava che il respiro ti veniva a mancare, mi sentivo morire dentro. E ho avuto paura che ti perdessi, da là ho capito quanto tu sei importante per me e quanto io abbia bisogno di te. Mamma, ascolta, perdonami. Mentre la mamma si riprende, come sì, il resto tutti posso noi. Posso ritirare, libera. Eh? Libera, che io ho detto prima ritiro. Sono tutte e due molto emozionate. No, la bella, è bello che prima le ha detto che non la voleva vedere più per un mese, adesso sì. Bello, vedi che sono i tira e molla, no? Il rapporto di mamma e figlia. Se vuole aggiungere qualche presa, cosa. Poi. No, preve. No. Va bene, se l'aspettava, non può parlare, grazie. Un momento davvero molto speciale, molto bello, sì. Allora, è il pubblico. Sì, a sì. Dovrà votare adesso. Sì, è il momento di scoprire, diciamo, di eleggere la coppia ideale di come sorelle per la prima puntata, ce ne saranno altre 5 più un'altra conclusiva. E in questo particolare gioco alla fine è la luce, una luce a identificare la coppia che ha vinto, quindi a dare a nome del pubblico il responso. E adesso è arrivato il momento quindi di sapere chi sarà la coppia vincitrice e prima però dobbiamo votare. Quindi attenzione signori del pubblico, votate per la coppia numero 3, la famiglia Storelli. Sicuramente non deve essere facile, no? Bene. Questa votazione. No.